Perché non riesco a salire? Una domanda che tutti prima o poi ci siamo fatti. O abbiamo sentito dire dall'amico di turno stuccato in silver. O in qualsivoglia gruppo dedicato a questo fantastico gioco. La risposta. Che sempre sentiamo e che non esagero, almeno il 98% dei player dicono, compresi voi e compreso io, perché non sono qua per fare l'ipocrita: è la seguente. È colpa del team. Io vinco la lane, però ho gli AFK, la bot lane Inta, così è impossibile salire. E tante altre cose analoghe. E molto spesso quello che ci sentiamo dire dopo che diciamo questa cosa è il sempreverde e irritantissimo. Ma se sei forte, sali. Cosa che ti vorrebbe voglia di prendere la persona che l'ha detto e strangolarla, per quanto vi fa incazzare in quel momento. Ma che purtroppo, ragazzi, mi duole ammetterlo, ma è la verità. Allora, su questa cosa dobbiamo farci un paragrafo a parte. Quindi ora lasciamo stare un secondo il se sei forte, sali. Posticipiamolo perché c'è da farci un ragionamento un po' più lungo. E arriviamo al motivo per cui ho deciso di fare questo video. Io ho raccolto letteralmente la maggior parte delle, dei topic, delle domande che mi vengono fatte in live. A proposito, seguimi in live su Twitch, link in descrizione, tutte le mattine e tutte le sere. E le, più o meno le domande che mi fanno, le, le domande più gettonate sono sempre come faccio a salire di Elo, ma questo mi trolla, ci sono dei campioni particolari per farlo, non riesco a salire dal da silver, sono bloccato qua, eccetera, eccetera. Queste sono le domande che più mi, mi fanno e io tenterò di, in questo video, di dare finalmente una risposta. Ora, io sono qui non per dirvi il magico segreto per salire in due secondi, ma sono qui innanzitutto per analizzare ogni elo, tranne il master e, e, su, e superiore, perché io non, non lo so, non lo sono mai stato, e eh, tentare di capire quali sono gli errori che maggiormente si fanno. In ognuno di questi elo e tentare di darvi dei consigli teorici su come provare pian pianino a risolverli e a salire finalmente, e uscire el dal vostro elo. -el, che potrebbe essere qualunque elo. Allora partiamo con l'analizzare l'iron e il bronzo. Li ho messi assieme perché secondo me non c'è. Praticamente quasi nessuna differenza tra i due. Essendo gli elo più bassi del gioco, molto semplicemente qui i player non sanno né cosa fa il campione che stanno giocando, né cosa fanno i campioni che stanno affrontando, e non sanno bene come riuscire a procedere nel game. Insomma, tutto è molto casuale, ma essendo l'elo di partenza, per tutti i principanti ci sta che sia così. È normale che se tu inizi a giocare da poco, magari hai fatto il 30, non so, hai fatto il 30 in un mese. Hai giocato solo campioni in, in rotazione gratuita. Ce ne sono 120 che non hai la minima idea di quello eh, che fanno. È normale che tu comunque parta dal basso. È normale che fai la gavetta, a meno che tu non sia veramente un fenomeno. Non arrivi da altri mob, ma queste sono percentuali molto basse. Quindi in, in iron e in bronzo di solito ci si esce quando si ha acquisito una certa consapevolezza su. Cosa fa il tuo campione e cosa fa il campione nemico? Poi è, ripeto, è tutto molto randomico. Ancora il macro non si sa cosa sia. Si, si, si sa solamente che se picchi la torre vinci. E se ammazzi più gente possibile vinci. Quindi Iron e Bronzo sono degli Elo abbastanza difficili da rimanerci fermi se ti dedichi molto al gioco. Se giochi un'ora al giorno eh, o, pe o peggio ancora mezz'ora. È normale che, che se non, hai, non avendo esperienza, tu tenda a rimanere bloccato lì. Silver! Uff, mamma mia, ora arriviamo alla nota dolente. Il Silver è in assoluto l'elo più popolato del gioco, a statistica. Le Silver barra, barra gold, più o meno, sono gli elo più popolati del gioco. E secondo me, è anche il più pericoloso se non ci si esce in fretta. I giocatori in Silver hanno presso a poco le stesse caratteristiche dei giocatori a gold, con la sottilissima differenza. Che iniziano a sentirsi abbastanza spavaldi. Cavolo, ho raggiunto il Silver. Sono uscito dal bronzo. Ora sono forte. Cioè, so quello che faccio. Questo di solito è quello che balena nella testa dei Silver, dei silver Player. I loro errori più grossi sono non riuscire per l'appunto a riconoscere i grandi errori che fanno, sia in laning phase, eh, sia da jungle che da super. Insomma, in qualunque tipo di, eh, di lane in cui sanno. In cui vanno. Giocano per la maggior parte in autopilot, senza minimamente pensare a quello che stanno facendo. Quindi. Dritto in lane c'è cioè il campione nemico, oddio devo ucciderlo, non pensano, non pensano, a, oh, ma il jungle arriverà, ma cosa devo fare poi? Non pensano a niente, proprio tira dritto come un treno e quello che succede, succede. Questa è la maggioranza dei, dei giocatori in questo elo. Ogni singolo errore infatti è fatale, può portare a perdere la lane, ogni gank malfatta, ogni campo di giungla fatto in modo errato può rallentarti, può portarti a stare indietro, a non combinare nulla. Il tutto condito da molti, molti errori meccanici e decisionali che aumentano di intensità, accorgendoci che anche i nostri compagni fanno gli stessi errori. E quindi ci incazziamo, ci incazziamo perché magari in quel determinato game noi stiamo andando bene, siamo che ne so 10-2, eh, in mid lane stiamo tirando dritto, poi vediamo il classico eh, Darius top lane. Che sta a 12-0, ci, ci tira un'accettata in faccia, e noi moriamo e ci incazziamo perché diciamo: Ah, eh, bastardo di un top laner, vedi se non fidavi io, forse vincevo. E quindi ci giustifichiamo uh, non vedendo i tantissimi errori che abbiamo fatto, sicuramente, anche se siamo fidati, e tentiamo di scaricare la colpa sugli altri. Il Gold. I gold player di solito hanno poca conoscenza di come gestire la phase, di come gestire le wave e come traldare efficacemente. Conoscono il loro campione. Conoscono il loro campione. Sanno quale abilità fa cosa. Ma le tirano a random, non hanno la. Cioè le tirano per, per uccidere. Non hanno la consapevolezza di come. Portare i minion a, vantag a vantaggio di una certa situazione. Di come wardare, come frizzare, di come slow pushare. insomma, non hanno una benchimia idea di come gestire le wave. Per quanto riguarda la giungla, invece, qua c'è mancanza, uh, di... mancanza di conoscenze. Per quanto riguarda come fare le corrette rotazioni, quando e come gancare, se, se invadere o meno, uh, se counter junglare, e, e come gancare una terminata lane. Quindi, in poche parole, il gold è. Totale o comunque molta mancanza di conoscenza su come effettivamente riuscire a, a vincere la lane phase Poi vabbè, lasciamo stare il macro. Il macro non lo vedremo fino a alto alto, quindi il macro game avanzato sarà sempre un problema in questi elo medio bassi, perché comunque il gold diciamo che è un elo, è un elo medio basso. Il platino! E qui ci sono io, purtroppo. Il platino invece, è il discorso... Eh, cambia, perché se i giocatori mediamente sanno come riuscire a vincere la lane phase o come riuscire a gankare efficacemente, poi sbagliano delle piccole cose che non li consentono di verticalizzare il loro vantaggio, come per esempio gestire perfettamente le wave, chiamare i vari ping se vedono che, se vedono che il nemico sta, sta, sta andando via dalla lane, molte volte non si pinga, lo si dà per scontato perché dicono «Vabbè, gli altri devono avere le ward, che me frega di pingare!» Se vedono il jungler non lo dicono. Non, non controllano le summoner spell che hanno bruciato gli avversari eh, Se spottano il jungler se ne sbattono il cazzo E soprattutto non giocano per gli obiettivi Non, non fanno nemmeno le call Magari, magari, magari lo, lo volete fare Ma tanto dite Vabbè ma tanto, tanto nessuno del mio team mi ascolta Cosa lo faccio a fare? E il tutto si sviluppa in un enorme aram a fine... A fine a fine laning phase dove tutti quanti vengono mid ed è un parte razzi di qua, luci di là, laser e è qualsivoglia cosa. E fidatevi se vi dico che a 30 minuti vi ritroverete con un casino di kill, magari qualcuno gli obiettivi li sa fare, ma è tutto un coin flip, perché letteralmente il game si evolve in chi sbaglia prima, prima perde. E arriviamo al diamante, l'ultimo è lo che vedremo perché ripeto io non ne so nulla di master e, e superiori. Il diamante, ragazzi, il diamante è un platino che ci ha creduto abbastanza, ma che ancora non ha capito quello che deve fare. Parlo del diamante basso, il diamante alto poi lo vedremo. Le ARAM sono meno frequenti, anche se ci sono ancora, ok, perché bene o male eh, si riesce a giocare per obiettivi, ma tanti minuscoli accorgimenti, quale pingare il giusto obiettivo al momento giusto, usare il PTP al momento giusto per fare delle belle plays, saper sfruttare ogni singolo vantaggio, non permette al giocatore, al giocatore diamante medio di progredire. E soprattutto tanti blocchi mentali dati da scarsa motivazione, perché ormai si è raggiunto un elo superiore alla media, e dice, vabbè, io il diamante l'ho raggiunto, sai che me fotte, io tiro dritto, gioco senza pensare, non me ne frega nulla. E soprattutto, la cosa principale, è quello che più è frustrante del, del diamante 4... Diamante tra comunque del diamante medio. È la totale arroganza e sassacenza, supponenza dei giocatori. Il giocatore che è arrivato, Diamond, non vuole mai sentirsi dire quello che deve fare, mai. Perché lui crede di essere il migliore. Lui crede di essere arrivato a un punto in cui il gioco lo conosce, dove sa tutto. Se tu ti azzardi, anche gentilmente, a dire. Ehi guarda che dovresti fare boom, uh, rage quit, afk, uh, vendette, griefing. E chi più ne ha più ne metta. Il diamante 4, ragazzi, purtroppo è un Elo in cui se ci capiti e se non segui i prossimi accorgimenti che ti consiglierò, non ne esci e impazzisci. E io lo so perché ci sono rimasto staccato tutto l'anno scorso. Allora, iniziamo col succo del video. I consigli che mi sento di darvi per migliorare tutto il vostro gameplay, ma soprattutto ragazzi, la vostra mente. League of Legend è un gioco di mente. Se non avete la mentalità adatta, non riuscirete mai quasi mai a salire. Quindi, primo punto, mentalità. Le persone, normalmente quando giocano questo gioco, mancano di costanza, ma soprattutto di concentrazione. Quando entri in un game in qualunque game, ovviamente parlo di rank, non parliamo delle normal, ogni singolo game devi essere concentrato al massimo in ogni secondo del gioco. Ci sono moltissimi player che entrano in solo queue, mentre magari stanno col secondo schermo su Facebook, stanno vedendo, non so, Netflix, parlano con l'amico o il fratello vicino a loro, altabbano totalmente a caso, mettono musica che li distrae ulteriormente, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, è come, è come se andate a un esame, o a una verifica, a un'interrogazione, e vi presentate svogliati, eh, pensando magari a cosa mangerete a pranzo, cosa mangerete a cena, o dove uscirete la sera o il pomeriggio. Probabilmente non vi andrà molto bene, e ancora probabilmente non vi fregherà una mazza del risultato all'esame. Eh, così è lo stesso principio, le solo Q. Ora io capisco: è un gioco League of Legends, è un gioco, non è un lavoro. A chi, chi ha voglia di impegnarsi? Errore! Le ranked non sono un gioco, se volete salire dovete prendere le ranked come una competizione seria e dare il 100% delle vostre capacità mentali e concentrarvi sempre e comunque ogni secondo, perché una singola distrazione e puff, non capite più un cazzo. Quindi vi ricordate i punti che vi ho detto negli elo, negli elo precedenti? Tutti quei piccoli errori si fanno... Anche per mancanze di conoscenze, ma anche se li conoscete, li fate per mancanze di concentrazione. Per esempio, io perché sono staccato in platino? Perché io non mi riesco a concentrare, ragazzi. Per un motivo o per l'altro, beh, è anche il fatto che guardo molto la chat, ma non, non sono giustificazione, ok? Io so la teoria delle cose, ma non le metto quasi mai in pratica, perché quando io gioco vado quasi sempre in autopilota. Quasi sempre. Il recente coaching che ho fatto per esempio con Plati, dove mi ha insegnato la gestione delle wave, quel, 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 segmento, quel segmento del gioco, che è piccolo ma è comunque una parte importante, l'ho più o meno assimilata e la mia memoria muscolare inizia pian piano a farla ogni game. Ma bisogna rimanere concentrati. E qui passiamo al prossimo consiglio. Focussarsi su un singolo obiettivo da migliorare, anziché fare un mix che confonde e basta. Mettiamo caso che voi siate, non so... Silver, ok? E vi manca sia la capacità di vincere le la lane, sia la capacità di, uh, di, di eseguire una corretta gestione delle wave, sia cosa fare um, poi nel macro game. Voi non potete entrare in un game e pensare a tutte queste tre cose assieme, vi esplode il cervello, dovete allenarvi pian piano su una singola cosa che vi viene male, quando avete capito quella cosa che vi viene male, l'avete, non dico perfezionata, ma... ...corretta, passate al punto successivo. Oh, vi farà perdere dei game, ma noi guardiamo a lungo termine, ragazzi. League of Legends non è un gioco così, ok? Non è, eh, non è Warzone, non è Fortnite, che entra in game, Battle Royale, arrivi in ultimo, hai vinto, finito. No, non è così. League of Legends è un gioco di costanza, è un gioco in cui ogni da ogni partita noi assimiliamo qualcosa e la facciamo nostra. E tentiamo poi di ripeterla. Nel game successivo, sempre meglio. Un'altra cosa che influisce molto, molto, molto negativamente sulla concentrazione è la mentalità della vittima. E oh boy! Qua, qua parlo tantissimo di me stesso perché chi, chi lo sa, chi mi conosce, sa che io... Questa mentalità della vittima l'ho avuta tantissimo. Ce l'ho un po' ancora adesso, ma sto cercando di migliorarla perché fare la vittima in questo gioco significa solamente distogliere qualunque tipo di eh, errore che fate voi e di rottarlo tutto su quello che fanno gli altri. Tutti abbiamo avuto questa cosa, tutti ce l'abbiamo, tutti abbiamo detto almeno una volta mh, nel nella vita, ah, ma come faccio a vincere? Ho sempre i Troll, ho sempre i Fidesz, la botlane che perde. Come faccio a vincere? Se mi danno i Nabby in team, ragazzi, è una cosa normale, è una cosa prerogativa dell'essere umano. Giustificarci ci fa sentire meglio perché non, non ci fa vedere i nostri errori. E lo so che è una pillola brutta da inghiottire, la verità è brutta da. da, da, da fa male, ma è così. Pensare agli errori degli altri vi fa dimenticare i vostri. Con questo non sto dicendo che voi non dovete vedere gli errori degli altri. È umano, ok? Non siamo delle macchine. È normalissimo che in game ci viene a dire, eh, ma guarda che ha fatto questa testa di cazzo. Va bene dirlo, ma non va bene concentrarci solamente su quella cosa. Perché se noi, guardando cosa ha fatto quella testa di cazzo, ci dimentichiamo di cosa abbiamo fatto noi. E dell'errore che abbiamo fatto noi, allora lì è sbagliato. Se capita in un game lo stronzo pezzo di merda che vi dice, ah io vi voglio fare perdere questo game perché mi sei sul cazzo, dovete accettarlo, vi farà incazzare, ma non lo vedrete mai più, quel tizio scomparirà dalle vostre vite. Voi sarete solamente voi che a fine game rimarrete con voi stessi e potrete migliorare la vostra condizione. E per la mentalità è tutto. Adesso andiamo proprio dentro, dentro al gioco, a vedere quali sono gli errori più comuni. Piccoli errori più comuni che la gente commette e che, correggendoli, molto probabilmente riuscirete a salire. È ora di un cambio di scena, e usufruiremo di questa piccola mappina della Summoner's Rift per eh, eh, farvi capire maggiormente quello che eh, vi voglio dire. Allora, primo errore, che in realtà errore non è, ma comunque è una cosa che è abbastanza invalidante. Champion Pool troppo elevata e eh, eh, giocare cose a caso. Allora... Per chi non mastica l'inglese, champion pool vuol dire la... la vostra scelta di campioni. In teoria, se giocate pochi campioni, dai 3 ai 4 massimo, o addirittura se ne giocate uno solo, è molto più probabile che voi riuscirete a uscire dal vostro Elo. Questo perché mettere... Eh... ricordarsi, non ricordarsi, ma impegnarsi su 10 campioni che sono tutti diversi, è molto più difficile e stressante che impegnarsi su uno solo. In cui magari fate 200 game dello stesso e non lo conoscete a mena dito. Ovviamente lì sarà molto più facile di riuscire a salire. Perché non dovete concentrarvi sul fattore micro meccanico, ovvero cosa devo fare con questo campione che non conosco o che conosco poco. Ma potete concentrarvi solo e unicamente su le, le altre varie cose, tipo il macro game, eccetera, eccetera. Quindi è vero che l'OTP, ovvero il giocatore che sceglie di giocare un solo campione, ha molte più possibilità di salire. Eh, di sale di Elo, ma non, non per forza bisogna usarne solo uno. Usarne due e, o tre o massimo quattro in teoria va benissimo. Eh, un altro errore è non riuscire, a capire, non riuscire a capire i piccoli errori che si fanno e soprattutto la mancanza di opportunità vincenti in lane. Allora, qua prendiamo la mid lane come, come esempio, ok? Però questa cosa si può applicare. Anche in bot, in top, eh, anche in giungla volendo. Però prendiamo un attimino la mid lane. Allora, facciamo finta che io sono campione 1, ok? Cerchietto è campione 1. Altro cerchietto è campione 2. Ci sono tanti puntini che sono i minion, ok? I minion davanti, magari cambiamo anche il colore. I minion qua, ok. La primissima regola da osservare quando si vogliono sfruttare le opportunità è capire... Quando bisogna tradare l'avversario. Regola generale, tutti i campioni. Il trade è vincente quando vi accorgete che il nemico sta per lastittare questo il minion. In questo modo, quando lui sta per lastittare questo minion, lastitta il minion perde un attacco è concentrato a farlo, voi sbam, glielo buttate nel culo. Questo è il momento per tradare. Poi un'altra cosa, un altro momento per tradare. L'avversario uh, ha usato un'abilità o due abilità per farmare i minion. Sbam! Glielo buttate in culo perché questo trade non lo perderete mai, ragazzi. È matematica, è semplice. Il nemico ha due abilità in meno che non può tirarvi addosso. Voi le avete tutte, e tre o quattro o cinque o quello che sono. Vincete. Queste sono le opportunità che dovete essere in grado di cogliere in lane. Se il nemico spreca un'abilità. Per farmare un minion, una spreca, a prescindere perché vi missa, voi ci andate giù duro e lo punite. Questo è da fare sempre. Se siete ranged con degli attacchi, se siete um, melee, vi andate addosso. Ovviamente, sempre guardando come deve essere, sempre guardando la wave, ma di questo ne parleremo più avanti. Altro errore: non capire qual è la winning side e non giocare. In conseguenza di essa cosa si intende per winning side la winning side è semplicemente la lane che vincerà a prescindere facciamo un esempio abbiamo in bot lane eh, non so eh, bo Caitlyn eh, Soraka ok alleati i nemici sono Twitch e bo e Gianna Soraka Soraka Caitlyn proprio di default sono campioni che vogliono pushare vogliono tirare dritto che okay? contro di loro quasi sempre vinceranno. Quindi la lane si svolgerà in questo modo quasi sempre. Loro che sono qua e loro che sono qua a succhiare il cazzo sotto torre. Se noi siamo in mid lane, se noi siamo in giungla, se noi Vabbè, in top lane è un discorso diverso perché io faccio sempre il le... le... riferimento alla mid. Se noi siamo in mid lane, ok? Quindi eh, il nemico è qua e noi siamo qua. Vabbè, sono più grande. Noi dobbiamo giocare e soprattutto posizionare la ward in questi lati e giocare in queste sacche. Ok, giocare in questi lati. Vi spiego il motivo. Se noi wardiamo il lato della nostra winning side, se troviamo il jungler nemico che sta casualmente passando di qua o passando di qua, intanto eh, abbiamo la bot lane nostra che può salire prima della loro. E intercettare magari il jungler nemico che vuole fare lo scuttle. Che, eh, che vuole fare il drago. Che vuole gankare. Avendo le ward in questo lato, riusciamo a fare tutto questo, tutto questo cosa. Poi, soprattutto, il jungler è più propenso a giocare dal lato dove, eh, dove si vince perché sa che avrà il culo parato se dovrà scontrarsi con, con il nemico. Stessa cosa a speculare: se la, se la winning condition è top lane. Dovete guardare da questo lato. Se invece siete. Se siete eh, top o bot, non dovete preoccuparvi perché il, il side a guardare è sempre uno solo. Ma se siete dei jungler, è quasi sempre la cosa migliore. Andare a gankare la lane che sta vincendo perché la lane che sta vincendo sapete benissimo che gankarla eh, sarà un rischio minore. Sapete benissimo che se volete fare qualsiasi azione nel fiume avete la prio... e quindi. ...avete un backup e quindi campioni che vi possono aiutare a uccidere il jungle nemico e potete anche invadere. Sempre giocare dalla winning side, sempre capire qual è la winning side e se non riuscite a capirlo già dall'inizio... ...semplicemente guardate quale sta vincendo e giocate di conseguenza. Allora, ping intelligenti. Cosa vuol dire ping intelligenti? Quante volte vi è capitato che eh, il nemico in mid lane, il nemico in top lane, il nemico in bot lane Roma sparisce... E voi non sapete dov'è. Cosa fate? O non fate niente, e quella è la cosa eh, più grave. Oppure iniziate a spampingare nella vostra lane i sì punti di domanda. Questa cosa non serve a una emerita SEGA. Vi spiego il motivo. Se voi spingate nella vostra lane, secondo voi, quello che sta nella sua, lo vede? No raga, non lo vede. Non lo vede perché innanzitutto tendiamo sempre a concentrarci sulla propria lane e avere i paraocchi. Ma anche i giocatori più bravi non, non riescono a, a riuscire a, a vedere i ping che eh, puntate nella vostra lane se stanno facendo un'azione nella loro. Quindi, come si fa in questo caso? Facciamo finta che non c'è più il mio mid laner e io so che magari sta andando bot o che sta andando top. I ping si fanno così: 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Voi segnalate eh, secondo voi dove potrà andare con ping che arrivano sempre più vicino alla posizione dove volete, dove volete avvertire i compagni. Se il compagno si vede un ping del nulla sopra la propria testa, è ovvio che, eh, che lo nota, no? Solo che se ne vede uno solo o tanti, ta o tanti sempre nella stessa posizione, non capisce. Dice perché mi sta pingando sto stronzo? Che cazzo vuole? Se invece noi disegniamo la strada, letteralmente la strada. In cui pensiamo che il nemico stia andando, lui dice: Lui vede tutti i ping e dice: Ah, forse sta arrivando qualcuno. Poi, ovviamente, non sempre è così. Però l'importante è che noi il nostro l'abbiamo fatto. Stessa cosa, se vediamo il jungler nemico, che ne so, abbiamo una ward qua, e vediamo il jungler nemico qua, e sappiamo che sta andando di qui, non pinghiamo a random qua, pinghiamo. Tipo, attenzione, 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 attenzione. Sta andando toplane. E scriviamolo. Scrivi. Enemy, jungler, toplane. Queste cose vanno fatte, ragazzi. Lo so che molto spesso non servono. Ma noi dobbiamo, dobbiamo migliorare noi stessi. Dobbiamo giocare facendo le cose bene. Perché alla lunga le cose bene premiano sempre. O anche in, modo, in modalità offensiva. Siamo noi che vogliamo andare a, a, a invadere la giungla assieme al jungler. Siamo noi. Che vogliamo andare a gancare bot? Pinghiamo con l'on my way, con la freccetta. Pinghiamo, stiamo arrivando, stiamo arrivando, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Così loro capiscono, spero, che noi stiamo arrivando e che devono giocare di conseguenza. Un'altra cosa che in tanti sottovalutano, io compreso, sono stato molto sgridato per, que per questa cosa. L'utilizzo del tab e lo sta per sfruttare i tempi morti. Allora facciamo finta che siamo morti, ok? Siamo morti qua. Sempre in mid lane, io faccio sempre esempio della mid lane, ma vale, va bene qualunque cosa. Siamo morti in mid lane, uh, 15 secondi di respawn, ok? Oppure stiamo andando back, 10 secondi di respawn, e poi ritorniamo nella nostra lane. Ci metteremo altri 10 barra, boh, 15 secondi, non mi ricordo quanto è il tempo in lane. Cosa facciamo mentre siamo morti e mentre andiamo? Ok, mentre siamo morti di solito si shoppa, ma quando torniamo cosa facciamo? Facciamo. Puntiamo il mouse qui e aspettiamo così a girarci i pollici. No! Quando siamo morti, dobbiamo. O, o comunque eh, stiamo tornando in lane. Sfruttiamo questo momento morto per cercare informazioni. Cos'hanno i nemici? Sono forti? Riesco a ucciderli? Devo starci attento. Botlane, dov'è la mia botlane? È avanzata? Sta giocando con una ward? Non ha la ward, devo avvisarli che devono metterla. Dov'è il jungle nemico? L'ho traccato bene. Potrebbe essere qua, quindi dico alla uh, botlane di stare attenta. O viceversa, usate questi tempi morti per accumulare informazioni su tutta la mappa ed elaborarle. Poi, quando sarete di nuovo in lane, fidatevi. Sembra una cacata, ma è tanta roba. E serve tantissimo. Insomma ragazzi, di robe da dire, di tru piccoli trucchetti, consigli come questi, ce ne sono una marea. E li affronteremo magari nei prossimi video, se vi fa piacere questa tipologia. Ma dovete capire una cosa fondamentale. League of Legends è un enorme effetto farfalla. Tutte queste cose che vi ho detto, tutti questi piccoli accorgimenti, questi piccoli errori che potete correggere, magari sono proprio quelli che vi fanno vincere un game. Esempio. Avete eh, tirato un'abilità giusta invece di missarla. Il nemico invece di rimanere in lane va back, eh, perde una wave, magari ne perde due, torna indietro in ritardo. Voi in quel momento avete ammazzato tutto il team nemico. Avete fatto il drago, boom, super vantaggio. Quel singolo skill shot vi ha permesso di vincere il game. Quel singolo skill shot ha fatto questo effetto farfalla. Quindi è per quello che noi dobbiamo fare meno errori possibili, per far in modo. Che la nostra realtà sia quella in cui noi vinciamo. Lo so, è molto sci-fi ricca e morte, questa cosa, ma fidatevi che è veramente così. League of Legends è un gioco che ragiona nel lungo termine, mai nel breve. È per questo che il se sei forte sali è veritiero. Perché il se sei forte sali non lo applichi in 5 game, non in 10, non in 20, non in 30. Il se sei forte sali lo applichi di solito in 100 game. Vuol dire che. Se tu in quei 100 game hai trovato 10 AFK che ti hanno fatto perdere la partita, ok. Ma tu ne hai vinti 60 di quei game, o 55, o anche 51. Vuol dire che se tu hai vinci 51 game su 50, salirai. Salirai piano, ma salirai. Si fa, si, è quella l'ottica in cui dovete ragionare, ragazzi. Dovete ragionare in ottica di 100-200 game. Mai, mai farvi. Eh... Abbattere se perdete tre game di fila, se ne perdete 5, beh, se ne perdete 10, potete pure abbattervi e fermarvi un secondo, ricaricare le batterie e ritornare più incazzati di prima. un altro consiglio che vi do è mai fare sessioni di allenamento di, di, di ranche troppo lunghe se non siete persone che riescono a concentrarsi tanto. I pro player ne fanno 8, ma loro sono mostri che sono allenati tanto e per arrivare al loro livello ce ne, ce ne vuole assai. Allora... Io direi che il video lo facciamo finire qua perché quasi mezz'ora è tanto, non voglio dilungarmi troppo, ci sono tante cose da dire, ma le diremo, eh, scusate, le diremo parlando di ricchi e morti, le diremo nei prossimi video. <ride> Se vi <ride> interessa questa tipologia dove magari non so vi insegno la gestione delle wave, come tradare efficacemente, eh, insomma, tutta la teoria che ovviamente va applicata poi da voi, fatemelo sapere. Spaccate di like questo video commentate e niente noi ci vediamo come sempre al prossimo ciao